Buon pomeriggio a tutti amici, eccomi qui tornati con un nuovo video. Come vedete sto giocando a PES, ma ho messo in pausa giusto per fare il video della mia Inter che vince 1-0 contro l'Udinese. Tre partite in 9 punti, punteggio pieno, contento per i punti, un po' meno per la prestazione. Sì, abbiamo dominato, abbiamo giocato, ma siamo stati, dobbiamo chiuderle prima, queste partite cane. Bisogna chiuderle prima perché un gol tu lo rimonti subito. Gol magnifico di Sensi. Cioè, Sensi, ragazzi, un bacio, proprio quello. Al bacio, quello di quella della ciliegina sulla torta, secondo me. Quello è un giocatore che non bisogna toccare. Ce lo dobbiamo prendere noi. Comunque. Abbiamo comunque dominato la partita, abbiamo vinto, abbiamo rischiato un po', ma la difesa non ha tanto lavorato alla fine, solo mi pare, sì, non ha lavorato tanto, ma rischiava comunque un gol perché alla fine Santantanovic salva la porta. Lukaku non era molto in forma perché aveva una fascia alla schiena, quindi aveva un fastidio, quindi Conte l'ha fatto uscire. Barella è uscito ai primi 45 minuti non perché ha giocato male, ma perché è stato ammonito subito. E bisogna dire che è entrato anche Alexis Sanchez. Madonna, è entrato Politano, cioè è entrato Lautaro. Lautaro ha fatto una partita stupenda, è entrato Sanchez, mamma mia, ha sfiorato già il gol Sanchez, pensa un po' tu, ha sfiorato il palo, vedete che giocatore, che la stoffa, quella stoffa di campione, cioè, comunque parlando della partita, non è che c'è tanto da dire, merita, certo, bisogna chiuderle prima se partita almeno con 2-0 al primo tempo e chiuderla almeno al secondo tempo con 3. Però siamo stati, mamma mia, un altro poco non mi prendevo una cosa perché vedendo sempre quello 1-0, poi vedevo certe volte che l'Udinese ripartiva, perché poi se tu vedi voi ci avete fatto caso, l'Udinese fino all'80esimo è stata ferma e poi si è buttata avanti tutta, però non ha risolto niente di che, perciò dico sempre che queste partite bisogna chiuderle prima. Perché queste partite qua, ragazzi, con le squadre piccole alla fine bisogna sempre vincere. Pure che tu con la squadra grossa fai lo pareggio o perdi, ma con le squadre piccole tu comunque devi vincere tutte quante. Però quello che dico sempre, queste partite qua bisogna chiuderle prima, perché se queste squadre piccole si chiudono non passi, quindi bisogna stare molto molto attenti. Comunque, prestazione sufficiente, diamo la sufficienza. 3 punti su 3 rispetto all'anno scorso, proprio oro, oro puro proprio, perché poi l'anno scorso avete immaginato le prime partite, Comunque, primi 3 punti, i primi 9 punti nelle prime 3 partite, ci serve, ci servono perché sono punti importanti che ci serviranno in futuro. Comunque, questo Udinese non ha fatto granché, poi Rodrigo De Paul, c'è tanto stupido. Mi va a dello, poi quello è un pollo, perché poi Candreva sì, come si dice, lo provoca un pochino, ma poi quello gli dà uno schiaffo, è la giustamente rosso netto fuori, ma fuori proprio del tutto. Quindi noi abbiamo giocato pure con in meno, perché non dite, avete vinto con l'Udinese, con in meno, avete avuto culo. Non dite così, cioè, allora può essere pure che noi. Pure con De Paul, può essere pure che il risultato era 0-0, non si sa, non si può sapere, ma noi non possiamo dire, noi questa vittoria ce l'abbiamo meritata, quindi non dite che abbiamo avuto culo, sempre queste solite cose, non è così. Quindi l'Inter va avanti per la sua strada, ora ci sarà la Champions martedì. E la te voglio vedere quello sarà a Praga, ragazzi che ha vinto 3-0 nel suo campionato. E poi dopo la Champions, ci aspetta il derby, poi ci sarà la Lazio, e ce ne sono di partite. Sarà una settimana infernale di fuoco.
Comunque, credo che questa partita dovevamo vincerla per forza per stare molto più al sicuro. Per il momento siamo da soli in classifica primi, ora attendiamo le altre che giocano, anche se abbiamo visto il Bologna che rimonta il Brescia da 3-1 a 4-3, il Cagliari che vince 3-1 sui primi 3 punti, e la Lazio che vince 1-0 il primo tempo, ha perso 2-1 con lo Spal. Quindi la classifica in basso si sta muovendo. Vedremo ora cosa farà la Roma, perché dovrà vincere per forza se non vuole rimanere giù, e il Milan anche deve vincere obbligatoriamente. Quindi ragazzi, questo è tutto, io ho detto di tutto, ho detto l'Inter come ha giocato, mi dispiace che Politano si è fatto un po' male, spero che anche Lukaku sia pronto per la Champions League, però queste partite, caro Conte, devono, cioè loro, come, anzi Conte ha detto proprio, bisogna essere più cinici, bisogna essere più aggressivi sotto porta, e questa cosa ci è sempre mancata, ma piano piano Conte ce la sta facendo anche aggiustare. Quindi Conte comunque è soddisfatto, i 3 punti sono nostri, 9 punti meritati, e speriamo che continuiamo così, speriamo bene. Bene ragazzi, ho detto tutto. Ci vediamo domani, è lunedì, domani ho un po' di cose da fare. Domani sera farò un video domani sera e lo pubblicherò stesso domani sera per parlare un po' di Champions League. Bene, nella giornata d'ora all'Inter, oggi ad amore.